Bene, benvenuti e benvenute al webinar di oggi dedicato ai supporti, alle resistenze e all'operatività correlata ai supporti e alle resistenze long e short. Io sono Fabio Molfese e Finocoban che mi occupo di educational trading. Quest'oggi insieme andremo a vedere che è la quella che è la definizione del supporto, della resistenza, come si creano questi livelli di prezzo e come intervenire a dei segnali, diciamo... Fake cosiddette le false rotture. Quindi andiamo a vedere quale metodologia adottare, lo faremo insieme chiaramente facendo degli esempi pratici e andremo a vedere quindi insieme come operare su questi determinati livelli di prezzo. Prima di iniziare, però, vi ricordo che questo webinar è registrato e sarà messo qui in video library a partire. Spero già da oggi pomeriggio, in alternativa da domani mattina sotto webinar on demand e sotto corsi trading. Qui trovate tantissimi contenuti fatti direttamente da noi di Fineco eh, soprattutto per chi è all'inizio sui mercati finanziari e vuole iniziare ad approcciarsi sui mercati finanziari. Sotto invece eh, la categoria live trading e operative, strategie operative trovate quelli che sono dei webinar un po' più avanzati Servono sia a chi è all'inizio, chiaramente, sia a chi già ha iniziato ad operare da diverso tempo e vuole migliorare nelle proprie strategie. Mentre nel, nella categoria Investing trovate dei webinar un po' per eh, gli investimenti di lungo periodo. Allora, prima di iniziare e di addentrarci insieme su quelle che sono le definizioni, però voglio lanciarvi un sondaggio. Vi chiedo se avete mai sentito parlare di supporti e resistenze. Le risposte che eh, potete compilare sono sì, li uso per il mio trading, quindi regolarmente. Sì, ma non le sto usando e vorrei approfondire questo argomento. Opero spesso sui mercati finanziari, ma non li sto usando e vorrei iniziare ad approfondire, quindi sono un trader che magari utilizza altre strategie e voglio approfondire anche questa determinata tematica. E non opero spesso, quindi sono all'inizio e vorrei approfondire per capirne di più e per iniziare ad essere. Magari profittevole con questa tecnica, ok. Nel frattempo che eh, rispondete, vi ricordo che andando qui nella home sul logo fineco, il mio conto, gestione servizi, avete a disposizione il cosiddetto cruscotto delle abilitazioni trading e investimenti qui. Se ci cliccate, potete abilitarvi a, a chiedere l'upgrade al professionale. Potete abilitarvi ai derivati, non costa nulla abilitarsi ai derivati e vi serve. Ad avere l'abilitazione su questi mercati e quindi a studiare anche il mercato di future, dei CFD e delle opzioni. E in un secondo momento, quando ne avete chiaramente eh, vi sentirete pronti e preparati, ad operare anche su questi mercati. Poi c'è l'abilitazione alla PowerDesk, la novità del 2023 è che c'è anche la Fineco X, e quest'oggi la utilizzeremo per fare le nostre analisi sui supporti e sulla resistenza. L'operatività in marginazione che ci serve ad operare in marginazione, quindi a leva investendo andando operando long e quindi sul rialzo sui mercati o short quindi a ribasso il servizio multi currency e tantissimi altri servizi ok allora il sondaggio ha avuto un 26% eh, sì li uso per il mio trading un 25 sì ma vor eh, vorrei approfondire perché non li sto usando opero spesso sui mercati ma non li uso eh, il 17% mentre il 31% non opero spesso quindi sono all'inizio eh, sui mercati finanziari vorrei approfondire per capire di più quindi diciamo che è abbastanza bilanciato cercheremo di fare un webinar basic dove andiamo a spiegare nel dettaglio cosa sono i supporti cosa sono le resistenze come individuarli e come operare su questi su questi segnali ok per farlo io ho preparato delle slide dovreste vederle datemi un feedback nel frattempo, frattempo, che mi date un feedback sulle slide, eh, rispondo a Salvatore e ne approfitto per dirvi: avete una chat, e una QA. Scrivete tutte le domande del caso. Eh, man mano andrò a eh, spulciare le vostre domande e a rispondere. Chiaramente, non riesco ad ingrandire lo schermo. Mi chiede Salvatore: se fai il doppio clic sullo schermo, dovrebbe ingrandirsi. Ok, bene. Andiamo sulle slide. Cosa sono i supporti? I supporti sono. Quei livelli del grafico dove i compratori sono più numerosi dei venditori, ok? Proprio a livello numerico, c'è più, più domanda di quel titolo, di quello strumento finanziario rispetto alle quantità messe in vendita, tale per cui si va a creare una zona di eh, buy, una buy area. Infatti, scrivo qui: per cui il titolo inizia a rimbalzare da una discesa. Ok, o da uno storno, un piccolo storno, e, e quindi osserviamo un aumento dei prezzi. Questo è il grafico di Eni, l'ho preparato ieri, un grafico mensile. Lo vedete da qua, il time frame mensile. Quindi ogni candela che vedete verde o rossa esprime l'andamento dei prezzi in quel mese, ok, un mese di borsa intero, E qui vi ho messo dei supporti di lungo periodo. E, supporti, e un supporto di medio periodo, cosa significa di lungo periodo? Vuol dire che, eh, nel lunghissimo periodo, questo è un grafico mensile, arriviamo addirittura a inizio anni 2000, anche prima fino al 95 circa. Vuol dire che, nel lunghissimo periodo, su questo livello verde che vedete qua, anche quest'altro un po' più in basso, cosa ha fatto il grafico di Eni? Quindi l'azione di Eni si è appoggiata, i compratori erano più numerosi dei venditori ed ha rimbalzato in maniera più o meno vistosa, più o meno violenta, però l'ha fa fatto, ad esempio qui eh, tenete presente che è un grafico mensile, quindi a livello percentuale è tanta roba, però qui ha avuto un rimbalzo abbastanza consistente, qui anche, qui anche e ha dato in là a dei rimbalzi eh, sul prezzo eh, duraturi, perché comunque si parla di mesi. Poi vedete come qui il rimbalzo si è esaurito ha stornato si è riappoggiato qui ed è ripartito in maniera molto molto violenta ok quindi chi si eh, affidava semplicemente banalmente a questo supporto piuttosto che a mettere delle medie mobili degli indicatori chi più ne, più ne metta qui si prendeva un bel rally dell'azione eni perché siamo andati da circa area 13 12 anzi 11 84 eh, c'è scritto lì fino a quasi area 30 quindi è tanta tanta roba ok questo chiaramente è un grafico di mensile e noi dobbiamo utilizzare supporti di resistenza sul grafico mensile per fare magari del avere dell'operatività di medio lungo termine è chiaro che poi eh, andiamo a tracciarci i supporti di resistenza su un grafico mensile possiamo scendere di time frame quel supporto, quella resistenza sarà comunque valida perché su quel livello di prezzo, sia che io stia guardando un grafico mensile, settimanale, giornaliero o 5 minuti, su quel livello di prezzo ci sono stati tanti compratori recentemente o più in là nel tempo, tale per cui io posso pensare che gli operatori vedano quel livello di prezzo e quindi si ripiazzino lì con degli ordini limite o condizionati, tale per cui i compratori saranno, saranno talmente tanti. Che l'azione, lo strumento finanziario nella fattispecie, rimbalzerà da uno storno. Vedete, qui aveva stornato, ha rimbalzato in maniera molto importante, dato il lap proprio è un trend primario. Qui storna, storna in maniera molto potente. Dove si appoggia? Di nuovo qui, e anche qui lo fa. E anche qui, qui recentemente, purtroppo il supporto non ha tenuto è andato. A cercare, quindi è stato rotto, va bene perché i supporti di resistenza sono fatti per essere rotte. Eh. Non è che eh, ci dobbiamo affidare al 100% a loro. E allora abbiamo fatto il nostro trading system profittevole, garantito. Assolutamente no. Ha provato a rimbalzare, è stato rotto. Qui c'era eh, la pandemia, erano stati annunciati i primi blocchi eh, della popolazione a tutti gli effetti. Eh, le prime chiusure, il lockdown e quant'altro è l'azione Eni, che chiaramente eh, ha risentito di minori consumi da parte dei cittadini eh, di ciò che vende, okay? e ha stornato in maniera molto più importante. Dopo vedremo cosa è diventato questo supporto. Vi preannuncio che è diventata una resistenza, quindi ha provato a ritoccarlo e sceso in maniera molto violenta, dove si è appoggiato, dove Chiaramente qui abbiamo un'area un di buy molto importante perché la aveva iniziato a quotare da qui, aveva dato il là a questo trend rialzista. Proprio qui, in quest'area qui, si è appoggiato e ha dato il là a un rimbalzo molto molto vistoso. Okay, siamo passati da 5,5 all'attuale 13, ma siamo arrivati in area 15, okay? quindi ha fatto quasi per 3%. E qui, recentemente, quindi da quando si è creato questo nuovo, eh, questo nuovo movimento rialzista, si è creato anche un supporto di medio periodo non statico, dopo vedremo cosa significa, ma dinamico, eh, quindi obliquo. Unendo questi due minimi crescenti, okay, abbiamo individuato questo nuovo supporto di medio periodo per il momento, magari poi diventerà di lungo periodo perché nei prossimi anni... Sarà un supporto che ci accompagnerà, non lo sappiamo chiaramente. E qui si è andato a creare questo supporto di medio periodo e l'azione sembra reagire molto bene al tocco di quest'area di prezzo dinamica. Sebbene questi siano supporti statici, questi diventano dinamici perché ci sono dei minimi, in questo caso crescenti, invece qui erano uguali. Il livello di prezzo era 13,5, no scusatemi, 11,85. E toccava lì e ripartiva, va bene? Tutto chiaro fin qui? Quindi il concetto di supporto resistente di supporto è proprio questo: livello di prezzo, dove eh, i compratori sono più numerosi dei venditori, e quindi il titolo rimbalza. Cosa potrebbe fare Eni? Se toccasse qui, beh, possiamo pensare che possa toccare qui, rimbalzare e partire. In questo momento si è fermato su questa resistenza statica che non vi ho disegnato, l'ho fatta apposta perché qui c'è la definizione di supporto, quindi sta un attimo eh, ragionando su eh, cosa vuole fare il titolo, gli operatori eh, sono indecisi anche perché il petrolio, vediamo, non ha più quella verso il 110-120 dollari al barile, quindi, eh, sta eh, staziona verso i 70-80 più o meno. Non sto dicendo che non è volatile, ok? Però l'azione di Eni è comunque sui massimi di questo periodo qui. Toccherà qui, vediamo cosa farà. Se dovesse reggere questo supporto, ci sono tutti i presupposti per poter andare ad attaccare questa resistenza e magari romperla, ok? Una volta che viene rotta questa resistenza diventerà un nuovo supporto, va bene? Attualmente questa è un'area di resistenza. Se non dovesse reggere questo supporto, beh, allora si... Sì. Apre il, lo scenario che può dare là una fase ribassista anche di breve periodo dove va a lavorare questi supporti e può andare magari a riattaccare il vecchio supporto che diviene resistenza. Ok. Ehm. Alexander mi chiede: Cosa significa che il grafico è mensile se la linea temporale sotto va? Dal 1995 ad oggi significa che ogni barra che vedete, rossa e verde, queste sono definite candele, candele giapponesi nel, di specie, esprimono l'andamento del titolo in un mese, in quel determinato mese. Quindi apertura, chiusura del mese, massimo e minimo del mese. In quel mese chiaramente sono successe tante cose, ci sono stati circa 22 giorni di borsa aperta. Ok? Quei 22 giorni vengono eh, raggruppati in una singola candela. Se poi scendiamo di time frame, andiamo sul settimanale, avremo quattro candele circa per fare un mese. Sul giornaliero avremo 22, eccetera, eccetera. Ok. Umberto mi dice: Ma la cosa si fa più complicata sul time frame inferiore o no? Ottima domanda, dopo lo vediamo. Perché dopo, quando faremo un esempio proprio concreto insieme sulla Fineco X, non ci limiteremo ad andare sul grafico mensile. Scenderemo di time frame, faremo un'analisi sul mensile poi sul settimanale, poi sul giornaliero, poi magari andiamo anche sul 4 ore sull'orario per trovare delle operatività, magari per un'operatività intraday, ok? Andiamo eh, quindi a completare la nostra definizione di supporto. Su un grafico si possono creare infinite zone di supporto. l'abbiamo visto prima, no? Qui vediamo che solo eh, in una semplice slide ho trovate 1 2 3 e 4, ma potevo trovarne altre, chiaramente. Va bene? Non, non volevo rendere il concetto difficile, anche perché se ci mettiamo a mettere 10.000 linee e eh, poi non ci capiamo nulla, va bene? Quindi cerchiamo quelli più importanti, soprattutto noi siamo all'inizio sui mercati finanziari. Poi se abbiamo un po' più di esperienza è chiaro che più ne troviamo e più abbiamo dei segnali operativi. Va bene? Quindi si possono creare infinite, infinite zone di supporto. Mm, si parla di supporti di breve periodo, di medio periodo e di lungo periodo parla di supporti statici e dinamici quindi lungo periodo perché vedete eh, questo, questi due supporti eh, ci accompagnano dagli anni 2000 dall'inizio anni 2000 ok questo addirittura che abbiamo trovato qui eh, aveva toccato nel 95-96 poi è stato rivalidato recentemente medio periodo perché dal 2020 breve periodo potevo andarmi a tracciare questa trend line qua unendo questi due minimi ma non l'ho fatto perché per me quello non è un supporto assolutamente. Di periodo magari lo andiamo a trovare sul giornaliero, sul quattro ore e quant'altro, ok? In ogni caso, non possiamo avere un supporto se quel livello di prezzo non è stato toccato per almeno due volte. Più aumentiamo il time frame e più è corretto parlare di area di prezzo. Torniamo indietro, scusatemi. Qui per me non era un supporto, lo è diventato adesso, ok? Lo è diventato adesso dopo. Eh lockdown e quant'altro ok? quando ho fatto questo minimo qua perché qua va toccato una volta non potevo dire che aveva toccato due volte qui adesso è un supporto molto molto importante spero non eh, perché il long non vada a ritoccare quel supporto lì chiaramente ok cosa significa che ho detto parlare di aree di prezzo? perché se io vado ad analizzare un grafico mensile non posso pensare di beccare il minimo al centesimo siamo in un'area di prezzo intorno a 11.85, se sono realzista di medio e lungo periodo, penso che l'azione o lo strumento finanziario che sto analizzando sia un buon ingresso su quel livello di prezzo, magari non mi faccio sfuggire l'occasione di entrare, magari non toccherà più 11.85, 11.84 rotti, toccherà magari 11.90, 11.95. Siamo in un'area di prezzo interessante, sì, ha stornato dai 15, sì, allora posso entrare, mi faccio i miei ragionamenti, ok? area di prezzo vuol dire quello lì. Se voglio essere categorico, lo posso fare assolutamente. Magari scaglionando gli ingressi, magari entra voglio entrare con 10.000 pezzi di eni, tanti, ok? Inizio ad entrare con 1.500, 1.500, magari la parte grossa la lascio sul supporto che io ritengo effettivamente un prezzo valido, valido, valido. 11.85 spaccato, però magari non mi faccio sfuggire l'occasione, inizio ad entrare a 11.90, 11.89 e così via. Sto facendo un esempio, va bene? Area di prezzo vuol dire proprio quello: non possiamo pensare di beccare il minimo assoluto di quel titolo lì. Se vogliamo entrare perché riteniamo che abbiamo i soldi sul conto corrente, sono improduttivi, devo lavorare questi soldi per poter creare ricchezza sul mio conto corrente e abbattere l'inflazione. Allora non posso pensare di star sempre fuori dal mercato e beccare il livello di prezzo proprio al millesimo. Ok, allora. Eh... Diamo la definizione di resistenza, che è l'altra faccia della medaglia, ok? E l'altra faccia della medaglia cos'è una resistenza? È un livello sul grafico dove i venditori prima erano i compratori, sono più numerosi dei compratori. Ok? I venditori sono più numerosi dei compratori. Quindi tanti, eh, tante azioni, tanti contratti in vendita mi fanno crollare il prezzo perché non ci sono compratori che pagano, o ce ne pochi. E quindi i venditori si devono accontentare di svendere tra virgolette l'attività finanziaria che hanno in portafoglio per poter liquidare perché quell'attività è arrivata dove doveva arrivare e quindi deve scendere per poter essere interessante attualmente per cui si osserva un decremento dei prezzi. Io qui vi indico che è un'area di vendita sell area. Ok? Eh, Salvatore mi dice possiamo analizzare un'altra azione. Sì, qua analizziamo il BTP Future l'ho messo apposta perché ho messo apposta perché il BTP in questo momento hanno subito un forte storno a causa di cosa? A causa dell'aumento dell dell'incremento dei tassi di interesse e quindi i BTP scendono perché i tassi di interesse aumentano, le nuove obbligazioni saranno emesse a tassi più alti e quindi devono scontare questi tassi più alti come possono farlo solo con una discesa del prezzo perché il tasso sul BTP che è stato già emesso magari due o tre anni fa o dieci anni fa è quello, non può essere aumentato. ok? Per chi ha dei dubbi a riguardo, abbiamo fatto dei webinar sull'obbligazione recentemente il 23 febbraio, andatevelo a guardare, ok? Comunque ne faremo anche altri, ci mancherebbe. Eh, quindi voglio analizzare insieme a voi il grafico sul BTP future, perché è quello che muove chiaramente il BTP. Okay? Chi vuole fare trading o comunque comprare il BTP, quindi le obbligazioni di titoli italiani, deve analizzare... I future sul btp per quello vi dicevo abilitatevi i derivati perché avete queste quotazioni qua ok questi grafici qua queste sono delle resistenze cosa significa per esempio qui arrivava eh, il grafico del btp future e scende questa è una resistenza qui arriva e scende in quest'area di prezzo qui non scende più la rompe e corre Ok, questa vecchia resistenza diviene supporto per la proprietà che abbiamo spiegato prima. Arriva, arriva qui e scende in maniera molto precisa, anche con delle candele di inversione. Tra l'altro, la discesa è avvenuta. E qui si crea la mia prima resistenza dinamica, perché 1 e 2 massimi decrescenti. Al terzo lo vendo al terzo, guardate come venduto con quale volatilità, con quale eh, Decisione da parte degli operatori fa una candela molto, molto, molto grossa. Vedete qui gli operatori si comprime la volatilità, innanzitutto perché minimi decrescenti, massimi, eh, massimi decrescenti e minimi crescenti. Si comprime, si rompe questa struttura qui e scende in maniera molto, molto, molto violenta. Qui gli operatori se ne sono accorti. Noi dobbiamo fare questo mestiere, ok? Ci dobbiamo accorgere di quello che avviene sul grafico. Questa vecchia resistenza qui, che ci portiamo dietro da questa struttura qui, arriva qui e fa smettere il crollo del BTP Future e quindi anche dei BTP che avevamo in portafoglio nel 2018-2019 e rimbalza. Era una vecchia resistenza fu rotta qui, vedete come ha funzionato bene da supporto qui? Porti resistenza, operatività, long e short. Va bene? Qui arriva qui. In decisione qui. In decisione rompe, rompe. Ok, dopo vedremo eh, cosa come operare in queste occasioni. Rompe ritesta la vecchia resistenza che diviene supporto e trova un'altra area di resistenza dove su questo massimo. Qui vedete come gioca. Eh, giocano gli operatori. Giocano, tra virgolette, non è un gioco, è questo chiaramente giocano su questi livelli di prezzo arriva qui, lo shortano sono tanti soldi qua perché eh, in percentuale è tanto è sempre un grafico mensile sembra poco ma comunque in percentuale è tanto arriva qui, lo rishortano arriva su quest'area di prezzo dinamica questa vecchia resistenza che è diventato supporto fa una falsa rottura del vecchio supporto quindi dice andiamo tutti short e invece chiude sopra, chiude sopra ritesta, riparte ok e la seconda parte del nostro programma come operare in queste occasioni qua lo vedremo però vedete come funzionano molto bene queste aree di prezzo ok va bene chi mi dice la parte più alta ha solo un punto e non due questa qui esatto ha solo un punto e non due ma ce la siamo segnata per quale motivo ce la siamo segnata per questo motivo perché sta accompagnando con queste candele qua 1 2 3 4 5 ha toccato sempre lì con dei massimi decrescenti. Quindi vuol dire che quello là è proprio un massimo assoluto. Io me la sono segnata. Eh, me la sono segnato come punto. Dovresti tornare qua. Deciderei di guardare cosa fa il mercato. Se non rompe è una grande resistenza. Allora si può shortare ok? Si possono vendere i BTP che siano in portafoglio. Va bene. Me la sono segnata per questo motivo e soprattutto perché ha dato in là questa discesa. Ok, Stefano? Va bene? Ho voluto spiegare le resistenze in maniera un po' più complicata rispetto ai supporti perché ci siamo portati dietro tutto il concetto del supporto di prima. Quindi ho voluto completare, farvi vedere come dei supporti diventano resistenze e viceversa. Attualmente, dove ci troviamo? Ci troviamo su una struttura dove qua c'era un supporto, è stato rotto. Vedete come l'ha lavorato? Ha fatto la falsa rottura, ha rimbalzato giù di nuovo, rotto. Ritestata il vecchio supporto che aveva retto. Ritestato è una resistenza, c'è un'altra resistenza di omega qua, 1, 2, 3, 4, scusatemi non ho fatto i cerchi, 1, 2, 3, che ne avevamo parlato prima, 4, giù, ok? Quindi molto importante questa struttura che si sta costruendo qua perché gli operatori sono in attesa dei tassi di interesse della BCE che ci sarà il 16 di marzo. A tal proposito il 15 di marzo noi abbiamo un webinar con Matteo Battaglio sull'inflazione e parleremo anche di questo. Ok? Vogliamo fare il webinar prima della BCE perché vogliamo dare degli strumenti per analizzare cosa dirà la BCE. Comunque ad ogni modo eh, siamo in una situazione del genere dove c'è una forte resistenza ok come era forte qua va bene qua era il periodo dei, eh, dei la crisi del debito pubblico veniamo dai bulti subprime poi c'era stata tutta la questione legata al debito pubblico europeo i paesi cosiddetti PIX ok Portogallo Irlanda Spagna Italia Grecia va bene eravamo in questa situazione qua e qui siamo sulla stessa resistenza va bene c'è una compressione di volatilità perché vedete come si sta avvicinando sempre di più a questa resistenza dinamica. Dovesse rompere entrambe, allora può darsi che si possa andare ad attaccare questa resistenza dinamica. Qui su sono tanti punti. Eh? Come operare? Si può operare sul Fiat, si può operare sul CFD o si può operare sulle obbligazioni che sono a sconto in questo momento. Sono scese molto va bene. Dipende un po' da quello che volete fare voi, eh, però. La situazione è proprio questa, resistenza di lungo periodo, vi ho segnato qua come prima, perché? Perché ce la portiamo dietro da tanto tempo, resistenza di medio periodo perché si è appena creata e qua secondo me eh, ci metterà un po' a rompere queste, questa resistenza qui. Cosa significa? Significa che se le banche centrali continuano a tenere, soprattutto la BCE e la Fed, continuano a tenere i tassi di interesse alti per in abbattere l'inflazione, fino a quando tengono i tassi di interesse alti questa qua non la rompe, vuol dire che il mercato potrebbe essere ribassista sui BTP. Ok? Se dovessero iniziare a tagliare i tassi di interesse perché l'inflazione viene meno, eccetera, 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 allora questa qua potrebbe essere rotta con anche una certa facilità andare ad attaccare questi massimi qua. Vuol dire che se il BTP future sale, salgono le quotazioni dei BTP e scendono i rendimenti. Ok? Va bene? Salvatore mi dice che differenza c'è tra la candela verde e quella rossa? La candela verde vuol dire che in quel mese là, in quel time frame là, lo strumento finanziario che stiamo guardando è stato positivo, quindi la chiusura è superiore all'apertura, rossa, viceversa. La chiusura è inferiore all'apertura, ok? È tutto chiaro sulle resistenze? Se mi date un feedback. Ok. Vediamo anche qua la definizione di resistenza, resistenza di breve periodo, di medio periodo, di lungo periodo, statiche e dinamiche. Statiche orizzontali, dinamiche, oblique, ne potevo fare anche altre oblique, ok? Non ve le ho fatte, ne ho fatte due per non riempire troppo il grafico, però il concetto è, tracciamo, e dopo lo vediamo insieme, quei livelli di prezzo dove ci siamo accorti che i compratori e i venditori hanno fatto la differenza. Anche qui si parla di area di prezzo, attenzione. Interscambiabilità, ne abbiamo parlato fino a questo momento, ma lo ripetiamo, supporti e resistenze sono fatti per essere rotti, sono fatti per essere rotti qui lo ha rotto ok qui ha simulato la rottura e okay? ha fatto una falsa rottura qui questa resistenza l'ha rotta l'ha ritestata l'ha dato su ne ha creato un'altra ok qui questa resistenza l'ha rotta sono fatte per essere rotte come possiamo operare operiamo con eh, razionalità non irrazionalità eh, Comprando le size giuste, le quantità giuste, non mettendo tutto su un unico titolo, tutto in un'unica tranche, mettendo lo stop loss, mettendo il take profit e così via. Ok, e pronti soprattutto a fare il cosiddetto eh, trader reverse. Cosa significa? Significa che io vado short qua perché ah, la resistenza qua è crollato il mercato devo andare short. Ok, vado short, mi metto lo stop loss. Se rompe questo stop loss, che mi sono preso magari di 100 euro. Lo, lo recupero in maniera più che proporzionale andando long e andando a favore di trend. Inoltre, eh, l'altra tecnica qual è? Io non vado short non appena tocca, aspetto la chiusura della candela. Vedete qui la candela? È una, chiuso sotto la resistenza, chiuso sopra, segnale. Ok, tutte queste accortezze qua fanno ridurre gli errori. Va bene. Andiamo avanti, poi vedo che ci sono delle domande sulla QA e le voglio leggere insieme a voi. Eh, quindi, ogni volta che un supporto viene rotto diventa resistenza, e viceversa, ogni volta che una resistenza viene rotta, diviene supporto. Voglio fare un esempio con voi. Dopo leggiamo le domande, voglio finire prima le slide. Sono quasi finite. Eh, sul DAX Future, time frame settimanale è una foto di ieri pomeriggio, questo, ok. Sempre in settimanale, DAX Future, settimanale vedete qua 1 W significa weekly, candela weekly, le candele esprimono in questo contesto qua l'andamento di ogni settimana. ok Cosa è successo qui? Beh, abbiamo una struttura, qui abbiamo un supporto, lo vediamo, ve l'ho segnato apposta perché? perché qui aveva fatto in maniera molto molto violenta questo, eh, questo crollo, era periodo del Covid. Ha rimbalzato in maniera molto egregia, quindi questa, questa qua qua c'era un supporto, è divenuta resistenza, neanche l'ha sentito, ok, e diviene supporto, ma qui resistenza 1, 2, va bene, quindi qua si poteva, ha chiuso sotto, si poteva shortare, qua chiudo il mio short, e mi riapro, long, qui dovrei chiudere, sì c'è incertezza, rompe, ok? Vediamo cosa succede. Quindi siamo in questo contesto qui. Va bene? Siamo qui. Rompe, va qui, si ferma. Io potevo decidere di entrare già subito alla rottura, magari con un contratto, ok? un contratto future, un contratto, abbiamo il micro future, eh, c'è il, il CfD. Adesso ci sono anche eh, i certificate e quant'altro. Quindi potete, avete tantissime soluzioni per poter entrare, ok? Io adesso parlo di contratto, perché questo qua è il Future. Quindi mi viene spontaneo parlare di contratto. Future. Entro con un contratto, ok. Cosa succede? Però? Vedete che c'è un'indecisione pazzesca. Qui eh, personalmente non starei tranquillo. Perché comunque c'è un contratto che mi sta andando in guadagno. Non mi prendo il guadagno, mi sento. Eh, come dire, un po' illuso, no? Perché potevo portare a casa del profitto e rientrare. Allora, cosa si può fare? Si può fare che non entro alla rottura, magari, ok, se mi dà fastidio questa strategia, non entro alla rottura, entro al ritest della vecchia resistenza che gli viene supporto che viene toccata in maniera millimetrica. Qui, qui, su questa candela. Qui ritocca e riparte. Riparte dove va? galoppa tantissimo in percentuale. Se voi vi prendete la distanza da qua a qua, ok? Circa un 15%. Lo fa qui, quindi avete un target, vedete? Avete un target, prendetevi questa distanza qui dove inizia a, a fare questa struttura sul grafico, la ribaltate una volta che andate a comprare sul retest, la ribaltate qui e andate più o meno con un target 1 eh, a 1 di questa struttura qui ok e penso un target 10 a 1 risk reward nel senso che rischiate 1 per guadagnare 10 perché mettete lo stop loss qua sotto, poco sotto la vecchia resistenza che è divenuta supporto ok l'ha rispettato questo target qua questa da qui da qui dove c'è la freccia a qui, ribaltate qui in, in percentuale eh? in percentuale e arriva qua proprio qui dove poi si ferma ok qui chiudiamo possiamo chiudere iniziare a chiudere anche già qui eh. Non, eh, non ci dice niente nessuno siamo stati bravissimi va bene e adesso che succede siamo nella stessa situazione guardate 1 2 1 2 qua aveva fatto un tocco tocco 2 quindi ha fatto uno e due un po più ravvicinato va bene adesso siamo qua Cosa potrebbe succedere? Inoltre siamo in una fase di indecisione. Su una resistenza potrebbe succedere che c'è uno storno delle quotazioni fino a dove potrebbe succedere fino a questo supporto. Qui, vedete dove il grafico eh, più volte si è appoggiato al ripartito, più volte si è appoggiato al dipartito, ah, l'ha rotto. Questo supporto è divenuto resistenza. Vedete qui l'ha rotto e a un momento di indecisione ancora non l'ha ritestato potrebbe ritestare per ripartire se dovesse ritestare per ripartire potete andare a tracciarvi anche voi in maniera percentuale dei target è chiaro che se vedete che un target è del 20% magari quando vedete anche un più 6 più 7 più 8 pensate di portare a casa qualcosa ok dato certo, non è che ha unidirezionale va in trend però poi potrebbe stornare e ripartire Va bene? Umberto mi dice: però a volte il retest, il retest non c'è. È vero, il retest a volte non c'è, assolutamente vero. Cosa fare lì? Allora, se ci accorgiamo che è lì lì, siamo nell'area di prezzo, possiamo entrare oppure ci è sfuggita un'occasione, oppure entriamo alla rottura con poco capitale. Se c'è retest, completo la posizione, nel senso metto il 50% e il 50% sulle retest. Se retest non c'è, sono comunque dentro col 50%. Bene, e l'occasione sul mercato non è svanita. E comunque, io ci perdo del tempo a fare queste analisi. Ok, ed è giusto anche portare eh, a capitalizzare l'investimento del mio tempo. Okay? Quindi la struttura potrebbe essere questa. Allora, prima di completare le slide leggo alcune domande. Oh, non ho letto la domanda di Claudio, salve, non sento nulla, per caso deve abilitare lei l'audio? No. Per Claudio. Non... Perché gli altri sentono... Eh... Sentono perfettamente, credo. Mi auguro, eh, Antonio. dice, Nella prima presentazione su supporti resistenza, le quali partecipo francamente mi sembrano ragionamenti perfetti a posteriori. I casi sui quali avete tracciato le linee hanno varie similitudini. Che se si utilizzati, potrebbero a eh, valutazioni opposte. Antonio, eh, capisco perfettamente eh, la tua posizione. Dopo, guardiamo insieme su un grafico senza nulla e proviamo ad aprire delle posizioni. Ok, se c'è la possibilità, se vi è un'occasione, chiaramente. Va bene. E da tempo che l'audio è basso, io sono al massimo e sento appena... <coughs> mi sentite meglio, Stefano, soprattutto? Umberto mi chiede se posso ripetere dove, da dove iniziare a tracciare il target. Da, allora prendete qua, dove inizia questa struttura, ok? potete prendere anche qua ok questa base vedete come se fosse un triangolo prendete la base del triangolo qua o qua dipende un po' da quello che è il vostro obiettivo va bene però se voi provate a tracciare qua e a ribaltare qua arriva proprio qui bene andiamo avanti perché si creano questi livelli di prezzo? Per coloro che operano sui mercati finanziari, tra le tante tecniche che adottano per decidere se entrare o meno su un titolo, guardano anche la tecnica più semplice. Per me questa è una tecnica molto semplice, ok. che bisogna entrare nell'ottica per poter eh, capire tutte le potenzialità che ci possono essere, però è molto semplice perché si tratta di individuare questi livelli di prezzo, anche gli operatori più esperti lo fanno assolutamente, e operano su supporti e resistenze, vedono quello che vediamo noi, però... Magari molti operatori che ci mettono diverse eh, quantità, diversi lotti, diverse centinaia di migliaia di euro o di milioni, muovono comunque il mercato. Ok? Allora andiamo adesso su, sui grafici. Nel frattempo, eh, vediamo le domande. Eh, Salve, quale potrebbe essere un buon indicatore di volume da affiancare all'analisi dei supporti e delle resistenze? Beh, basta mettere proprio il volume, ok? Vediamo un attimo. Basta mettere proprio il volume. Ce ne sono tanti, mettete quello che volete, ok? Però eh, diciamo che se andiamo su azioni tanto liquide o su indici i volumi ci sono, ok? Allora, andiamo mh, a vedere delle, mh, dei grafici. Per esempio oggi ho preso un'azione sul DAX continental perché l'ho presa perché è uscita eh, sono usciti i dati, ok? Sono usciti i dati che possiamo anche andare a leggere tranquillamente qui, credo mi abbia buttato fuori. Scusatemi. Quando volete sapere eventuali dati che sono usciti, come interpretare le notizie, tutto andate qua, news e vabbè, questa è un'azione estera, quindi mettiamo inglese, e, vedete sono usciti i dati, e, dovrebbero essere abbastanza buoni, si sì, comunque paga quello che è mh, la guerra mh, preina russia eccetera, eccetera, comunque sta facendo più 5,64. E eh, stamattina è arrivata quasi a più 8. Ok, questo è un grafico. Scusatemi, eh. mi ha buttato fuori. Devo rifare il login. Un po' di pazienza. Eccoci. Allora, eccoci qua. Questo è un grafico giornaliero. Andiamo, come detto prima, su un grafico mensile. Perché? Perché quando andiamo a fare delle analisi partiamo dal lunghissimo periodo e poi scendiamo di periodo. Ok? E iniziamo a tracciarci eventuali eh, supporti e resistenze. Come facciamo? Andiamo qua, disegno, e iniziamo in serie da quelli statici, vedete, orizzontale, qui. E, vedete posso tracciare questa per esempio ok mi posso andare a tracciare questa e guarda caso ieri su un grafico settimanale eh? ieri ha ehm, rotto questa vecchia questa resistenza ok la rotta definitivamente no è un grafico settimanale dovrei aspettare venerdì di mercato per dire è stata rotta o no questa resistenza ok perché se no se non la rompe si va a configurare una cosiddetta falsa rottura ok eh, andiamo a tracciarci anche delle trend line eh, delle trend line unendo cosa questi semplicemente questi minimi qua vedete come il grafico si sta appoggiando a questa trend line e a un movimento rialzista di medio periodo Andiamoci a tracciare anche eventualmente delle trend line ribassiste, come faccio? Seleziono, clicco una volta col mouse, riclicco un'altra volta col mouse e via, ok? Ho unito questi due massimi decrescenti, ok? Vediamo se li ho uniti bene, facciamo un po' di zoom, no, non li ho uniti bene perché devo andare a beccarmi questo massimo qui, ero spostato un po' qui, vedete? Non era unito bene, allora vado qua, mi ancoro qua su questo massimo qui, adesso è tracciato bene, va bene? Quindi rispettiamo quei livelli di prezzo che il grafico ci sta indicando. Ne potrei andare a tracciare delle altri. Ok. E... Dove secondo voi posso tracciare, magari se me lo scrivete via chat o via Q&A, un livello orizzontale, una resistenza barra supporto. Tenendo conto che siamo qui, e che magari mi interessa se sono rialzista di più una resistenza dove potrebbe esserci un target un obiettivo perché su quella resistenza se sono rialzista eh, se sono rialzista magari mi chiudo circa 100 vediamo aria 100 scusatemi eh. corretto qua più o meno ok 111 perché? Perché c'è questa roba qui, lo vedete, ha toccato qui ed è sceso. Quindi, quando tocca qui, può darsi che i eh, venditori si accorgono che è un livello di prezzo talmente importante che vale la pena vendere per comprare più basso o aprono delle posizioni short. Tra l'altro, in quest'area qui, mi accorgo adesso, c'è anche l'incrocio con questa resistenza qui, dinamica. Ok, quindi potrebbe essere un livello di prezzo interessante ed è area 110. Andiamo su area 100, come dite voi, ed è anche questo un buon target, perché? Perché in questa area di prezzo qua, in questa fascia di prezzo c'è questo, che andiamo a zoomare, c'è questa roba qui, questa, 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 ok? E questa qui, un po' più recente. quindi in questa fascia di prezzo qui se io ipotizziamo 100 azioni magari 50 mi inizia a chiudere qua e 50 posso aspettare qua mettendo a macchina anche eventualmente dei trailing stop ok si potrebbe anche disegnare una resistenza mi chiede eh, Gabriella una resistenza dinamica parallela al supporto dinamico sì nel senso che tu selezioni Fai, duplica disegno e lo puoi andare a selezionare, se no ti puoi andare a tracciare proprio dei canali, ok? Andando così, canale, adesso è un po' pasticcio perché ne ho messi tanti, canale, canale, ok, questo è un canale. Per me lo cancello perché non ci interessa in questo momento. Però questo qua che si è creato qui è un canale, lo posso fare. Ok, quindi posso anche fare così: duplica disegno, andiamo qua, faccio così, faccio prima così e così. Ok, sta su questo canale, è un po' impreciso perché c'è quest'altra, però si può fare assolutamente. Vedete che lo rispetta molto bene, va bene? Ehm. Quindi in questo momento abbiamo una struttura del genere, ok? Scendiamo di time frame. Mettiamo, vedete che mi andiamo qua sul giornaliero, mi tiene i livelli che ho tracciato. Ok? Mi tiene i livelli che ho tracciato. Posso anche in teoria pensare di fare una cosa. Vado qua, tasto destro. Eh, modifica impostazioni per me questo è un supporto quindi io sento ascolta il supporto lo voglio verde perché mi dà l'idea di comprare e quindi me lo metto verde scusate questo non mi interessa e quindi me lo metto verde la resistenza questa qua me la voglio mettere rossa perché lì mi dà un'idea visiva di vendita perché magari analizzo tanti i titoli e anche il colore eh, mi dà un aiuto mi dà una mano ok Va bene? Modifica impostazioni, me lo metto rosso, me lo metto un po' più spesso, ok? Me lo metto un po' più spesso e lì è il primo target. E potete fare così anche per gli altri. Adesso non stiamo qui a farli tutti perché se no non ci basta il tempo, d'accordo? Siamo sul giornaliero e vediamo che effettivamente però ieri eh, non, ha, non ha chiuso sopra. Questa resistenza qui, ok. E oggi con i dati che sono usciti che ha provato a romperla. Va bene, tra l'altro, oggi si è lasciato anche un gap. Ieri, anzi l'altro ieri, addirittura eh, l'azione non riusciva a rompere questo livello di resistenza qui. Vedete come l'altro ieri l'ha rotto, l'ha ritestato, è andato un po' sotto, ha fatto la finta di tornare sotto la resistenza. Eh, e così via invece poi oggi è partito vedete come eh, ci ha lanciato dei segnali sapevamo che c'erano i dati ma ha rotto il giorno prima ieri ha provato a tornare giù ma i compratori hanno comprato eh, c'è qualcosa che mi può dare un segnale eh, rialzista per il giorno dopo ci sono i dati ok bisogna andare in quest'ottica di idea a ragionare in questa maniera qui scendiamo adesso per eh, sapere né leggere né scrivere su eh, un grafico scusatemi così, su un grafico orario e cerchiamo quindi di trovare no però non le voglio trovare qui eh, i segnali perché siccome ha già fatto più 7 oggi eh, a mio avviso non c'è tanto da tradare oggi su questo titolo per l'intraday quindi andiamo a fare un altro esempio eh, cosa volete vedere? così aspettate 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 eh. world cloud che titolo volete mi rispondete al world cloud ehm, che ho aperto diamo una trentina di secondi vediamo ok non voglio vedere questo qua perché per oggi ha già dato cioè se ci mettiamo a fare del trading intraday adesso su questo qui rischiamo di eh, fare dei danni perché ho già fatto un più 7 e se vado a fare delle intraday non eh, magari non, non riesco a cogliere eh, dei segnali operativi, vedete che sta qui. E per oggi probabilmente rimarrà così, ok? Allora chiudiamo. Ah però no... Allora avevo visto Intesa San Paolo, intesa San Paolo e Tesla, ok? Andiamoci a cercare Intesa San Paolo, intesa San Paolo, ok. Aspettate, andiamo. Qui di finestra full screen, puzzi Mib. non c'è eh. Io ecco perché non la trovo eccola qua ok intera san paolo andiamo su un grafico a questo punto eh, sul 5 minuti o sul quarto d'ora giusto per provare a vedere se c'è qualche segnale eh, operativo ok allora andiamoci a tracciare eh, delle resistenze e dei supporti direi che iniziamo con le resistenze tac così ok e ehm, direi di poter inserire un, un ordine sell in ordinaria facciamo così San Paolo ordina eccolo qua allora abbiamo detto in aria ehm, 2 e 58 70 ok 2 58 70 e andiamo a mettere 1000 limite a 25870 ok in marginazione non cerco la superiore scelgo l'intraday ok con margine al 5 limite devo impostare perché e facciamo vendita ok il margine inserito non è valido facciamo così sp perché noi su questo conto siamo professionali quindi non mi dice il margine che posso fare a me 325870 in 3D ok 15% potevo inserire scusatemi eh. e facciamo vendi ok conferma conferma andiamo a vedere sul grafico come come ci appare eccolo qua siamo in pending qua in short ok questa qua è una resistenza dinamica su un grafico eh, a 15 minuti. E adesso andiamoci a studiare chiaramente eh, eventuali take profit e stop loss. Va bene? Io non li ho impostati apposta perché volevo vederli con voi. Allora, eccoci qua. Lo stop loss lo possiamo mettere intorno a 2,59,50. Possiamo andare anche qua, eh, 2,59,86 un po' più sotto 259,70, va bene? E il take profit possiamo andarlo a mettere intorno a 255 su questo supporto qua di breve brevissimo periodo, ok? Va bene? Quindi cosa significa? Che io mi vado a shortare questa resistenza per andare a guadagnare questo delta qua e per rischiare al massimo questo delta qua, ok? Quindi 259,50 abbiamo detto, 2 55 il take profit andiamo su portafoglio. Vedete che c'è l'ordine. Immesso. Andiamo sul monitor. Ordini, azioni. Scusatemi, non azioni in marginazione, marginazione. Va bene, aperta. Mettiamo lo stop loss a 2,59,50 sul prezzo 2,59,50 e lo stop, il take profit a 2,55. Ok, il rischio di rendimento è rispettato? Sì, rischio 8 per guadagnarne più di 30, siamo a 37 in realtà. Ok, metto il PIN e confermiamo, va bene? Come agire nel caso in cui eh, cambiamo time frame? Vediamo se sul grafico orario si vede un po' di più di profondità come agire nel caso in cui vi sia una falsa rottura ad esempio vediamo qua. qua questa è stata a tutti gli effetti una falsa rottura lo vedete questa era una resistenza qui ha rotto e tornata indietro sono stato frettoloso non ho aspettato la chiusura della candela che mi dava il segnale che la rottura era fake, falsa. Allora, la pasta rottura, qui vado a chiudere la posizione e mi apro short come detto prima. Ok, e il, il take profit? Beh, lo, scusatemi, il take profit lo vado a mettere. Questa è un'operatività di breve, brevissimo periodo, quindi stop loss stretti take profit, ho diventato stretti, lo vado a mettere su questo eh, supporto dinamico. Ok? Va bene? Qui anche ha fatto un'altra fassa rottura. Vedete? Perché è andato oltre, ha chiuso sopra, però ahimè sta riscendendo. Se non dovesse reggere questo supporto qui ci dà l'idea di voler stornare un pochettino va bene allora ehm, perché non è niente dare a 265 come target e un supporto o no aspettate eh, fatemi vedere un attimo il grafico così 265 In che senso è un supporto o no? Cioè siamo sopra, quindi al massimo una resistenza. Non capisco Umberto. Ah ok, sbagliato tu. 2,55 forse? Vediamo se Umberto mi dà un feedback su 2.55, cancelliamo un po' di, eh, di roba. Che vuol dire falsa altura della candela? Allora vuol dire eh, che il prezzo va oltre la nostra resistenza, oltre il nostro supporto, va bene? Quindi avrebbe rotto quel livello di prezzo, ma... Eh, in chiusura arriva sopra o riva sotto la resistenza per esempio cerchiamo di trovare qualche esempio eh, attuale eccolo qua ecco qui questa è una resistenza ok era una resistenza il prezzo va oltre va oltre volte volte fa una candela di inversione tra l'altro e scende giù questa è una falsa rottura e questa era una resistenza, il prezzo doveva quindi una volta rotta questa resistenza volare eh, letteralmente verso i 3 euro e invece non lo ha fatto, anzi è scesa, questa è una falsa rottura, ok? E, non ne vedo tante altre qui su San Paolo, sinceramente parlando, però vuol dire proprio quello, se tu ti trovi davanti a una falsa rottura e quindi sei entrato long, devi poter agire, perché se tu sei entrato long qua, eh, sui 255 circa e poi ti trovi il eh, prezzo di Intera San Paolo intorno a 1,40 c'è un problema se tu non hai messo lo stop loss c'è un grande problema ok invece se tu ti metti lo stop loss perché c'è una falsa rottura e addirittura ti giri short eh, quindi vai a ribasso sul titolo hai addirittura un guadagno ok Vediamo un altro esempio, qui chiudiamo, come inserire il trading stop. Vediamolo, ad esempio, sul titolo Enel, che ci viene un po' più facile. Piero dice, la candela di inversione da una falsa rottura solitamente porta al ribasso. Sì, assolutamente sì. E vi consiglio eh, di vedere un video library, di Angelo Prataviera che tratta proprio il false breakout e li spiega in maniera eccellente e lì capirete ancora meglio questa spiegazione ok? andiamo a vedere Enel scusatemi, dovevo aprire la PowerDesk, aprire questa qui chiudiamo la finestra andiamo su Enel aggiungi grafico ok? Cerchiamo quindi di mettere un take profit e anche un trading stop in fase di, di inserimento dell'ordine, ok? Questo è un grafico giornaliero, ogni candela è un giorno. 1, 2, questo è un supporto, dovesse toccare qua. Si potrebbe pensare di comprare o di vendere se lo rompe, ok, o di vendere se lo rompe. Attenzione che c'è la BCE, eh, e darci già. Dei, dei prezzi obiettivo per esempio se decido di comprare di andare long posso pensare che il primo prezzo obiettivo sia la chiusura di questo gap dove c'è tra l'altro un vecchio supporto che è divenuto resistenza ok quindi circa 562.50 562 mi accontenterei andando a comprare a 526 anzi scusatemi Che non mi fa vedere i dettagli qua Beh, non me li fa vedere più comunque ad ogni modo siamo intorno aria 520, 523 quindi io voglio entrare a 523 ok mi voglio mettere uno stop loss sotto area 5 e 15 quindi lo metto a 5,15, va bene? E eh, take profit 5,62, ok? 5,23. E vado a mettere 1000 pezzi, anzi scusatemi, 100 pezzi a 5,23 in ordinaria, va bene questa volta. Proteggo la posizione. Abbiamo detto lo stop loss a 5,15 e il take profit a 5,62. Ok, posso fare anche in questa maniera qua. In questa maniera io ho già tutto in macchina, se mi si rompe il PC, non la connessione, fa tutto lui, fa tutto il sistema, ok? Metto l'ordine valido per un mese, va bene perché non posso pensare che da qui a oggi magari si verifica la condizione del 523, e faccio su compra e vado su conferma, ok? Vedete l'ordine è stato immesso, tutto il riepilogo qui, ok? Ehm, e vedete qui ci dà tutto il riepilogo. Va bene? Posso fare una cosa in più? Cosa posso fare? Posso andare, eh, posso andare a cancellare. Non l'ordine di stop loss, l'ordine di take profit. Ok. Eh, andiamo qua su monitor ordini, azioni. Qua l'ordine di take profit magari lo voglio cancellare perché io voglio mettere. Un trailing stop un trailing stop di 0,50 centesimi cosa vuol dire vuol dire che dal momento in cui compro mi va a mettere un trailing stop di 50 centesimi ok mentre compro a 5,23 metto un trailing stop a più a delta più 0,50 se da 5,23 va a 5,25 eh, sposta il trailing stop di 50 centesimi di quei 50 centesimi eh, da 5.25 quindi va a prendere il massimo relativo dal momento in cui compro il giorno dopo prenderà il primo prezzo di apertura eh, il primo prezzo battuto dopo l'apertura il stop e si aggancia a eventuali nuovi massimi ok attenzione che di giorno in giorno il training stop prende il primo prezzo battuto dopo l'apertura se tu hai comprato a 5.23 il titolo va a 5.50 e il giorno dopo apre a 5.40, sia sì, ancora a 5.40, ok? Il trend stop io lo userei non per metterlo in fase di apertura della posizione, lo utilizzerei solo su posizioni per cui ho già nel portafoglio dei guadagni molto importanti. Faccio un esempio, ho comprato il titolo a 10, vale 100, Voglio liquidare, ma penso che il titolo possa salire ancora un po'. Non mi accontento di quel delta di 90 euro di guadagno per azione. Metto un trading stop di quanto? Di 1 euro, 2 euro, 3 euro. Da 100 va a 103 e si sposta e si sposta e si sposta. Ok, e cosa significa? Significa che va a 103, se si ancora quindi a 103, c'è un delta di 3, c'è un trading stop di 3. Eh, vuol dire che se torna a 100 ti chiude ok -stop, quindi io lo userei per posizioni che hanno già un grosso guadagno in portafoglio non per posizioni che sto prendendo oggi le posizioni che sto prendendo oggi secondo me è, è sufficiente mettere take profit e è, mh, stop loss è chiaro che se vedo che il titolo poi in trend sta andando a 562 e senti, cancello il take profit e metto un training stop, lo posso fare ok? dipende dai miei obiettivi però questa è una considerazione mia personale vi ho spiegato come funziona quali sono quindi le caratteristiche che lo cont che contraddistinguono i training stop utilizzatelo a seconda delle vostre personali strategie ok? va bene? Ehm il trading stop segue l'ascesa del titolo di 0,50 centesimi, nell'esempio che abbiamo fatto prima, mi chiede Piero, per tutta la durata, sia eh, di ascesa ed eventuale discesa? Esatto. L'esempio che vi ho fatto è, se quello va a 5,50 e poi apre a 5,40, va di un delta di 0,50 centesimi. Ok? In questo caso qua, quindi, mettere un trading stop di 0,50 non ha alcun senso, lo dobbiamo mettere di 0,10. Perché se io lo metto di 0,50, si ancora... Nel nostro esempio a 5,23 meno 0,50 non ha assolutamente senso. Ok, per questo non ha senso metterlo quando io vado ad aprire la posizione. Vedete che c'è il rosso? Ok, va bene. Lo stop loss va sempre inserito. Io farei un'operazione un del genere e basta. Io farei un'operazione del genere, punto e a capo. Eh, rischio rendimento assolutamente. E, eh, rispettato ok è assolutamente rispettato e diciamo sempre di mettere un rischio di rendimento di 1 a 3 8 16 24 più che rispettato ok bene e, mettiamo il pin e andiamo a macchina ok bene io credo di aver risposto a tutte le vostre domande eh, vediamo un attimo quindi tenete stop da prezzo eh, a prezzo parte il mio take profit. Il prezzo del giorno ti prende il prezzo, il primo prezzo battuto dopo l'apertura e si ha ancora quello. Se fa dei massimi crescenti, si ha ancora i massimi. Ok. Se però il giorno dopo apre in gap down, si ha ancora il primo prezzo dell'apertura in gap down. Ok. Se tu avevi un guadagno di 90 euro e poi si riduce a 70, e beh, un po' forse ti arrabbi che non hai colto l'occasione di vendere a più 90 euro. Ok. il tennis stop si può utilizzare per l'otti minori del totale no perché sulla posizione ok va bene allora io vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo tutti i nostri appuntamenti a mio avviso questo qua è veramente tanto interessante. L inflazione Banca Centrale con gli effetti sui mercati. L'abbiamo messo come webinar base perché vogliamo spiegare questo concetto in maniera proprio basic, però andiamo a parlare della BCE di domani, quindi del 16. Sarà una riunione molto importante. Ok? Eh, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e buon terreno a tutti. Un saluto, grazie mille.